Buongiorno e buon inizio del weekly vlog. È lunedì e c'è una giornata schifosissima oggi. Niente, adesso faccio colazione. Devo prepararmi perché stasera c'è l'evento Benefit a Milano. Oggi è giornata restauro. Niente, adesso faccio colazione e poi mi preparo. Buon appetito a me. Oggi ho fatto sempre lo yogurt di soia con i mirtilli, questa frutta secca che adoro, le banane. Chips. Qua ho fatto i panini quelli al latte, quegli altri nuovi che mi ha preso Andrea, con metà burro d'arachidi e metà marmellata. E poi qui ho la mia spremuta d'arancia. Buon pomeriggio, sono sul treno per andare a Milano. Era in ritardo di 10 minuti, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Arriverò, mi sa, in ritardo all'evento. Non piove, per fortuna, però mi sono portata l'ombrello individuale e per il ritorno mi viene a prendere Andrea. Fermata della metro, così almeno non torno a casa tipo a l'una di notte, non faccio troppo tardi, anche perché ho sempre la fortuna di incontrare gente simpatica, quindi meglio che almeno mi viene a prendere direttamente dalla fermata della metro. Mi spiace solo che farà il pezzo di strada da solo, insomma, un pezzettino di strada. Niente, adesso aspetto di arrivare all'evento e filmerò direttamente quando sarò lì. Non sto tanto bene, mi è venuto mal di pancia e quando ci sono sempre questi eventi sto sempre male, mi viene mal di pancia e soffro. Vabbè, niente, speriamo di divertirci. Allora! Questo pennello è la magnificenza dei Questo pennelli. è È sciccosissimo. Se magari metti a fuoco anche, grazie! bellissimo. E anche lo volevo Come si mettere anche simpa? Ole! per le crepe. Facciamo un Siamo giro alle UE delle anche crepe. noi! Io adesso suonerò quella chitarra. Anche gli occhiali. Poi questo qui? Doppie ciglia oggi. Tieni la chitarra, brava. Questo è il Diu de Hula, il cocktail con frutto della passione e altre cose che adesso non mi ricordo. Ma come è messo a fuoco bene? È buonissimo. Qui c'è il melone, altri fiori che non si possono mangiare, questi sì. Oh, ma c'è col cioccolato, buoni. E niente, là in fondo ci sono due ragazzi e dopo ci faranno fare qualcosa con loro. Non sappiamo cosa, siamo molto spaventate. Iniziate a immaginare di essere su una spiaggia, questa musica, il rumore del Scroscio, scroscio. Sì, io sento già questo buone, l'aria di frangipane. Vedo già gli spacchiamoci la schiena! Da piccola ero molto brava. Adesso da piccola ero molto brava. Rifiutano di fare il limbo. Io mi sono spaccata la schiena già la prima andata. Però ci sono altri tre ombrelli in palio, nessuno vuole l'ombrello, evidentemente. Abbiamo abbronzato i modelli, noi avevamo quello biondo e l'altra squadra aveva quello moro. Il nostro partiva però svantaggiato perché era già bianco latte. Però l'abbiamo abbronzato bene. Buonasera, sono appena tornata a casa e mi sono già cambiata. Avevo dimenticato la tessera a casa pensando di averla persa, infatti ero già in crisi, però era rimasta nella vecchia borsa. Mi sono dovuta fare due biglietti della metro, però vabbè, perché qua ho il carnet da 10 viaggi. Tra l'altro l'avevo appena ricaricato, avevo nuovi, nuovi, freschi, freschi 10 viaggi. L'importante è che non l'ho persa, l'ho trovata. Quando cambio le borse e quando la uso poi la tiro fuori, la metto nelle tasche e mi dimentico di rimetterla dove deve stare. Qua c'ho ancora il e poi qua ho i prodotti. Dove sono? Ho i prodotti Benefit, che è un sacchetto per me e uno per, ecco, quello che è caduto era per Giulia. Oh, quanto è bello, più bella. Wow, ma proprio wow, porta passaporto, ma che bello. È ologrammato, io adoro le cose ologrammate, è bellissimo. Bellissimo, lo adoro. E dentro è fatto così, in questo modo. Poi qui abbiamo il Lula Zero Tan Lines, che è appunto l'autoabbronzante per il corpo con il piumino fatto in un po' una sorta di beauty blender molto fitta, ecco, dove vi aiuta proprio come il guanto a stendere meglio il prodotto. E questo qua è un nuovo prodotto che serve appunto per il corpo, per darvi quel tocco un po' hawaiano.
qui abbiamo il Diu de Hula, che io ho bevuto i cocktail stasera che si chiamano Diu de Hula. E questo qua sarebbe praticamente una base viso che va a dare quell'effetto un po' abbronzato, neanche troppo. Io non sono un amante degli autoabbronzanti perché sono veramente molto molto bianca e mi creerebbero troppe macchie visibili e sembrerei veramente un Oompa Loompa. Però questo l'ho visto, l'ho swatchato lì, l'ho visto proprio anche come si presenta. È molto molto sfumabile, stratificabile come questo qui, e questo qua rimane veramente tanto tanto naturale, quindi non vedo l'ora di utilizzarlo. Sono veramente contenta, mi piace un sacco questo, però vince questo è top. Buongiorno, io oggi ho già fatto un sacco di cose, ho fatto una lavatrice, ho steso i panni di ieri, ho pulito casa e tutte queste cose ovviamente non ve le filmo perché altrimenti verrebbe un video troppo casalingo noioso. Ho già fatto la mia skincare, infatti sono molto lucida, mi sono fatta anche un massaggio alla testa perché ho una rosa qua dietro e ogni volta che dormo questa rosa si divide lasciandomi la parte dietro dei capelli divisa, quindi sembra quasi che mi mancano i capelli, ma in realtà è solo la rosa che dividendosi fa sì che si veda insomma la cute, e quindi la massaggio, sto iniziando a prendere questo vizio di massaggiarla giornalmente in modo da, come si dice, da attivare la circolazione. Magari attivando la circolazione riesco un attimo a dare più volume, non lo so. Adesso stavo qua in cameretta a riguardarmi i prodotti di ieri sera e dovrei sistemare la postazione, dovrei sistemare tutti i trucchi, ma tra l'altro oggi c'è un vento assurdo, io come vedete ho steso i panni, c'è un vento assurdo oggi e lì si vedono le montagne, vedete le montagne là in fondo? Fissa col palo santo, buonissimo. A proposito di accendersi incensini, candele e cose varie, sono un po' triste perché André mi aveva regalato la Yankee Candle, quella in giara grande, della profumazione White Gardenia, che è buonissima. Io ho sempre preso le tartine di White Gardenia, però si è rotta, cioè non è che si è rotta, l'ho rotta, e voi l'avete forse anche visto, sì, perché ve l'ho filmato il pezzo in cui si era rotta. Sul gruppo Yankee Candle, cui sono iscritta su Facebook, delle ragazze mi hanno consigliato di tagliare dei pezzi laterali per farla entrare in una nuova giara. Le nuove giare le vendono anche sul gruppo stesso, sono state tanto tanto carine, però secondo me è troppo un lavoro macchinoso, anche se l'idea è veramente molto bella. Poi appunto sciogliere a bagnomaria e riempire il resto della giara. L'idea mia è quella di comprare un vaso di vetro abbastanza spesso, quindi resistente al calore, e metterci della sabbia dentro la candela, in modo che se brucia e cade sulla sabbia, la cera rimane staccata dalla sabbia. Buonasera. Stiamo andando alla fine a mangiare... Ti aspetto qui, eh? Stiamo andando alla fine a mangiare al Liro, al giapponese, perché in casa avevamo solo verdura. Io l'ho già cucinata, in realtà. Mi ero messa a fare le verdure bollite, però avevamo solo quelle. No, vabbè, c'era in realtà la pasta per la pizza, da fare volendo la pizza, e la facciamo domani sera. È arrivato, ma mi ha detto preparati, quando stava arrivando mi ha detto preparati che andiamo a mangiare il giapponese. E niente, adesso stiamo andando e sono contentissima perché io adoro il giapponese e il cinese. Ciao Pip! Ciao! Oh, si vede bene stranamente. Ciao Pip! Stavo caricando la foto, ma non me la fa caricare perché no, non ho più giga, ho finito i giga. Comunque, ho finito i gigi. Comunque stavolta ho preso il tè verde caldo, che di solito non lo prendo mai, ma secondo me è un'ottima cosa se vuoi mangiare come una sfondata e digerire tutto, almeno con le robe calde non hai poi dopo il mal di pancia, cosa che ultimamente sto avendo. Mi riempio subito e quindi mi dà fastidio questa cosa perché vorrei mangiare tanto e non ce la faccio. Quindi stavolta col tè caldo proviamo a mangiare tanto. E beaten, e questo qua non mi ricordo come si chiama, questo sopra il salmone piccante, dentro il gambero, l'avocado e maionese, e qui la stessa cosa, però qua il gambero è fritto, no, qua il gambero è fritto e qua no, qua è più dolce. Buonissimo, gnam. Qua c'erano i miei preferiti, che era il salmone con salsa teriyaki, e Andrea ha preso il pollo alla thailandese, giusto? Adesso ti arrivano i gamberi alla thailandese che assaggio anch'io. Buongiorno! Qua stiamo facendo un dibattito su quale macchina è più sporca. Mamma dice che la più sporca... La mia è la più sporca. La più sporca è la sua, invece no, quella di Andrea vi assicuro che è la più sporca. Poi salgono altre persone, mi lasciano...
esatto. Altre persone mi lasciano le bottiglie qua. Che bugiardo. Oggi dobbiamo andare praticamente a vedere la casetta dove andrà mamma ad abitare. Il paese è Albusciago, che è vicino Albusciago ed è vicino Sumirago. Mai sentito. È un paesino di quattro anime. Io passerò la quinta. Le pecore, le mucche, Guarda che ci sono i boschi qua. Io le orecchie tutte tappate, mamma. La mamma mi sta portando in camporella. Io mi sono preparata una pizza. Andrea sta dormendo. Poverino, è tornato a casa dal lavoro e si è messo a dormire. Io ho una fame assurda, infatti mo inforno la pizza perché oggi non ho pranzato. Buongiorno, io ho già finito la mia brioches. Io no, perché parlo troppo. Esatto, te sei la cicerona, vero? Siamo qua al Bottega. Io ho preso, non l'avevo mai preso, con l'ovo maltine in un bar, perché non pensavo avessero anche l'ovo maltine. Comunque il latte di soia con l'ovo maltine. Di solito lo facevo col caffè al ginseng, perché ultimamente il caffè non lo sto bevendo. Facciamo colazione e poi dobbiamo andare in banca, che mi devo fare una carta, un bancomat, perché con PayPal mi sta facendo abbastanza incazzare. Quindi ho deciso che mi apro un conto alla fine, perché così almeno non ho più problemi e poi mi registro un altro account di PayPal. Perché non c'è stata mamma e quindi mi davano problemi perché volevano certificare che fosse lei la proprietaria, ma in realtà sono io poi la proprietaria. Quindi era troppo un casino perché mi chiedevano bollette intestate e io bollette intestate non ne ho, e quindi non posso certificare che sono la proprietaria del conto. Quindi mi conviene chiudere il vecchio PayPal, farmene uno nuovo con la tessera nuova. Quindi mi faccio proprio un bancomat, che di solito ho preso sempre le carte prepagate. E niente, sono un po' in ansia perché tipo firmare tutto quel plico di foglio, andare in banca, mi mette sempre ansia. Siamo qua all'Este Lunga, abbiamo fatto la spesa, adesso stiamo andando a mangiare qualcosa. Sì, tolgo la videocamera perché ci sono i colleghi di mamma, non vorrei imbarazzarla. No, non mi imbarazzi. Vabbè, comunque adesso andiamo a mangiare qualcosa. Ma riprendimi però. Adesso andiamo a mangiare qualcosa da sola senza la mamma. Che bombazze. Stiamo facendo la pappa, io ho preso il couscous e una mezzaluna, mamma mangia l'altra mezzaluna. Oh, oggi ti batto, mangio di più io, mamma. Vabbè, ma forse non ho trovato. Non c'era niente di vegetariano. Vero, madre? Questo couscous è col pollo. E poi c'è il dolcetto di mamma, il mio soufflé al cioccolato che è ancora lì e dopo deve essere riscaldato. Buon appetito, mamma. Buonasera. Andrea si sta guardando la finale di MasterChef. Siamo tornati a casa. Case, come l'ho detto, perché stasera siamo andati a cena dai genitori di Andrea e però non ho ripreso niente perché mi sembra sempre di scocciare di filmare a casa loro. E la mamma di Andrea mi ha fatto dei cuscini bellissimi con la lanetta che avevo lì da finire. Me ne ha fatti praticamente tre, perché io ho 50 dell'IKEA. I cuscini 50x50 dell'IKEA, che sarebbero quelli che ogni tanto mettono in offerta, che sono un bel fucsia acceso. Sono veramente enormi, però sono fucsia, nel senso che non è che sono sfoderabili, sotto sono bianchi e sono proprio fucsia, quindi non li puoi cambiare. E lei mi ha fatto queste, io non so mai se chiamarle fodere o federe, perché le federe sono quelle del cuscino e le fodere pure. Però le federe mi sa che si chiamano federe perché sono solo quelle del letto, vero? Azzurre. Delle lenzuola. Vabbè, comunque le fodere del cuscino mi ha fatto. E come vi dicevo, sono bellissime perché le ha fatte proprio lei. Però mi ha fatto solo la parte davanti, perché dietro poi prenderà, cos'è, il panno lencio, ha detto. Plaid. Ah, quello lì, ok, quello che Pile. Si... Pile. Tutti questi nomi, non mi ricordo. Comunque prenderà il pile e farà il retro col pile, perché alla fine a me che mi interessa la parte frontale. Mi si è interrotta la registrazione perché avevo la memoria piena, ho dovuto cancellare dei video vecchi. E niente, quindi dicevo che sì, dobbiamo trovare una casa vicino a Ro, perché già da un po' di mesi Andrea lavora a Ro e quindi dobbiamo andare vicino a Milano. Cioè, in teoria sarebbe comodo trasferirci lì sia per me che per lui. Però ci dispiace perché comunque staremo lontani dalla mia mamma, da sua mamma e il suo papà e dalle nostre famiglie. Ci dispiace un po', però boh,
mo vediamo. Adesso mi faccio una tisanina. Mi farò, o stranamente la videocamera non si sta sbuiando, e mi farò la mia tisanina con la solita, il finocchio, che tra l'altro sto finendo e me le devo ricomprare, così digerisco, perché stasera abbiamo mangiato parecchio, a casa di sua mamma ogni volta sembra Natale. E niente, adesso mi rilasso con Andreus. Gli abbiamo fatto vedere a sua mamma il video degli assaggi e è schiantata dal ridere. E basta, così ve lo volevo dire. Mangio la mia tisana, bevo la mia tisana e noi ci vediamo domani. Patata della mamma, adesso viene. Patata. Guardala, guarda. Amore. Tu sei bella. Io ti mangerei di baci. Buongiorno, ho appena caricato il weekly vlog della settimana scorsa, che per voi è della settimana scorsa, e niente, adesso faccio colazione e oggi mamma è a casa, è sabato. Ieri era venerdì e non vi ho ripreso perché ho fatto un sacco di cose che dovevo fare, quindi mi sembrava un po' inutile annoiarvi. E niente, oggi in teoria dovrei preparare un video e un post e dei post sul mio blog, e quindi mi metto sotto perché sono non va l'orologio. Ah, tra l'altro si è rotto il microonde, che bella cosa. Io vado in crisi quando si rompe il microonde. No, vado in crisi se non ho il microonde, perché lo uso praticamente per tutto, per riscaldare il latte, per riscaldare i cibi quando li tiro fuori dal frigo, per sciogliere il mio cioccolato da farci le decorazioni. È veramente una cosa frustrante non avere il microonde. Cioè, funziona la parte dove riscalda simil forno, però non funziona la parte proprio microonde. E non capisco perché è sempre qui, non è mai caduto, non ha preso sbalzi di corrente. Sì, ce l'abbiamo da 4 anni, però, cioè, se un forno a microonde deve durare 4 anni, sinceramente. E oggi mi sono fatta l'avena cotta con sempre il latte di soia solito, banane, cioè una banana, more, frutta secca con uvetta, semi di chia, chia, come li volete chiamare, e miele. E ora mo magno, questa è la mia colazione. Volevo farmi altri panini al latte, ma mi sa che questa mi riempie proprio perché è enorme. Buongiorno! Ieri alla fine non ho filmato niente, ho fatto dei video e mi è uscita la febbre. Sì, vabbè, buon pomeriggio, buongiorno. Mi è uscita la febbre. Oh, sono orribile. Già c'ho tutta sta roba, no? In più mi mancavano le labbra. Comunque qua sotto c'è Sreibus. Guardatelo. Niente, mentre Andrea si fa il, come lo chiamiamo noi, il rimpopome, io sto pranzando, che sono tipo le 2 qualcosa. E perché non ho pranzato prima perché stavo editando il video che ho filmato ieri. E come vi dicevo, ieri alla fine non ho ripreso niente perché ho fatto 2 video e ci ho messo tutto il pomeriggio, da così erano le 3 che ho iniziato fino alle 8 di sera, perché l'ho filmato uno di là che ho fatto il mio preparo con voi, che voi avrete già visto, e poi quello di GHD qua in sala. C'era un casino assurdo, non avevo spazio e ho dovuto venire qua in sala perché sennò in cameretta non ce la facevo, tipo mi veniva un esaurimento nervoso. Sto mangiando molto healthy, ho rubato della roba da mia mamma, infatti dopo dobbiamo fare la spesa con Andrea e credo che le ricomprerò le robe, perché questo gliel'ho aperto e anche questo. E poi gli ho rubato un tonno. Niente, con una carota tipo Sven, poi vabbè l'insalatina e il tonno, come vi dicevo, si mette a fuoco. L'insalatina, una scatoletta di tonno al naturale, 2 di questi qua che sono veramente buonissimi, sono questi qua se vi interessano. Avevo delle uova avanzate, della frutta avanzata. Ho fatto con la carota, l'avena, insomma un po' di queste cose qua, i muffin. Poi mi avanzavano anche i mirtilli, ho messo i mirtilli dentro i muffin con un po' di cacao. E niente zucchero, ho messo l'olio di cocco e il miele. Eccoli qua, li ho sfornati da 10 minuti buoni. Non hanno lievitato tanto, forse perché non ho messo farina, cioè nel senso li ho messa tipo pochissima. E ho usato l'avena, me ne sono già mangiata uno. Io nel frattempo mi sono truccata che stiamo per andare a fare la spesa. Easy to learn out, sorry. Noi abbiamo fatto la spesa. Non è vero. Sì, sì. Non dire bugie. Ma che cazzo? Dei capelli. Ehi, bei capelli. Di fronte a casa nostra c'è... abitano delle persone. Oh mio Dio. E quindi c'è questa ragazza...
che appena mi ero trasferita a Cardano avevo i capelli, mi ero fatte i capelli rossi, con le punte blu, con le, no, con sì, metà viola e le punte blu, avevo tre colori. E in sintesi niente, io stavo portando il cane fuori e mentre camminavo sento: ehi, i miei capelli! Ehi, i miei capelli! Ehi, i miei capelli! E continuavo a urlare. E io ovviamente facevo finta di niente, peraltro era nascosta nella finestra. E io infatti la prima volta mi sono girata per vedere dove fosse e lei si era nascosta con le sue amiche, quindi veramente simpatica. E niente, ogni volta dico: ehi, i miei capelli! Per ricordarmi di quell'aneddoto. Andrea è scomparso. Ah, ok. Adesso ci andiamo a bere un caffèrino. Abbiamo visto la mamma che tra qualche minuto finisce di lavorare perché chiude alle 8 sto posto di domenica. Ah, io ho preso il ginseng in tazza enorme. Allora, fino a ieri faceva la colazione, a parte che ve lo vedete, fino a ieri faceva la colazione con i panini al latte. Fino a ieri faceva la colazione con i panini al latte, no? Venerdì mi dice: prendimi i panini al latte. Io al lavoro non c'avevo i panini al latte perché erano finiti e gli faccio: arrivano domani. Poi in realtà c'era sabato e domenica, quindi domani non arrivano. Domani oggi non c'era. Oggi arrivo e gli dico: guarda che i panini al latte arrivano domani, che è lunedì, no? E lei mi dice: no, non me li prendo. Perché aveva già cambiato idea, perché lei dura praticamente 2-3 settimane. Decidi di fare la colazione con i panini al latte durano 2-3 settimane, poi basta. Loro lo sanno benissimo perché vedono questi cambiamenti. Se guardano il primo weekly vlog vedono tutte le colazioni differenti. Buongiorno, in realtà oggi è lunedì e questo pezzo non dovrebbe esserci, ma ieri mi sono dimenticata di registrare il pezzettino per salutarvi. Spero che questo weekly vlog come sempre vi sia piaciuto, io vi mando un grosso bacio e adesso inizio il prossimo, quindi ciao a tutti!